Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Allora, 17 Extreme, ne avremo da parlare in questo video perché molte cose non mi convincono. Il kit sembra abbastanza ok, ha percentuali buone che poi testeremo sicuramente durante questo video, però come detto anche nel post community abbiamo una Z-Ability davvero orrenda. Buff Blast Attack and Defense per i rossi, quindi vuol dire che siamo costretti a portarlo come leader. Inoltre i suoi buff sono inutili, essendo un team melee, ed ha anche percentuali basse. La Zenkai Ability inutile anche per un futuro droids di colore rosso, visto che buffa gli extreme, diciamo che a sinergia è davvero un disastro. Però non perdiamo le speranze e andiamo in game. La lineup full color dei droids è attualmente questa. Senza perdere tempo, andiamo in PvP. Ok ragazzi, siamo contro un future molto tranquillo per quanto riguarda le stelle, possiamo testare il nostro 17. Allora, un kit semplicissimo, davvero la cosa più semplice di questo gioco. Entra in campo, si buffa danno, damage reduction e cardio dello speed. Poi, più passa il tempo, se non sbaglio 15-30 counts, prende altri buff e quando entra in cover si prende altro strike damage, fine. E damage reduction arriva tipo un 60% in cover. Non altro, è davvero la cosa più semplice di questo gioco. Ha buone percentuali e statistiche carine, essendo Zenkai, quindi mi aspetto qualche danno, anzi forse qualcosa in più di qualche danno, perché effettivamente ha solo quello nel kit. Quindi se non fa nemmeno damage output, possiamo buttarlo. E il problema dei droids è sempre questo, ragazzi. Allora, intanto qui la main ho sbagliato, cioè non usatela così, perché vi pesca la carta, sì, io ho provato a prendere il timing, però in realtà vi cura, quindi io ero a full HP, ho sprecato tutto il self-heal. Ok, vediamo un po' i danni. Ok, ok. Onesti, onesti. Dicevo, il problema è sempre quello. Questo però su Trunks non vanno male. I droids non hanno utility, hanno solo 17 del torneo del potere, come vi ho ripetuto anche nel video di ieri, e questo red non dà niente, non dà una cover speciale, non dà magari un endurance, non ci stanno cose difensive che vi fanno stare al sicuro, e poi è sempre quello il problema, abbiamo tutte le unit free to play e ce ne fosse una con un po' di impatto. L'unica che salva appunto è la 18 green, che ha preso lo spot main nel team. E comunque ha senso perché va a coprirti da Gogeta Ultra, ha l'annullamento di colori per i Blue Boys, anche se non porta utility, ha solo danni, qualcosina di carino lo ha nel kit, ma per il resto, cioè sto 17 farà danni, ma quella Z-Ability che è una disgrazia per gli occhi, davvero, anche perché andare a perdere una Zenkai Bench, se lo mettete leader, anzi dovete metterlo leader, e non lo portate, perdete una Z-Ability intera. Se lo portate dipende da quale matchup, perché sì, è forte contro Loe, sicuramente, perché se non giocate lui, il Loe vi affronta con doppio Yell, e quel matchup è davvero difficilissimo da vincere, ve lo assicuro, quindi serve contro il Loe. Il problema è che non è che becchi solamente Loe nel PvP. Io, personalmente parlando, non credo che lo porterò nei miei droids. Vediamo sta special. Ottimo, ok, bravo. Non credo di portarlo nei miei droids, poi vedremo, ma non credo. Perché vado anche a perdere una Zenkai Bench intera. Poi sta roba che... Cioè, se è una unit melee e hai una Z-Ability che buffa Blast. Cioè, questa roba è proprio stupida. Sono i test iniziali per vedere un attimo... come girasse il personaggio, perché uguale con 18 yell, se vi ricordate, unit melee porta due blast per quale motivo? E questa cosa la sta rovinando ancora adesso dopo lo Zenkai, perché vi escono 208 blast se portate la 18, poi si danno la verde che trasforma strike, ma comunque il deck è rovinato, quindi boh, sono tutti quei test che hanno fatto inizio gioco, secondo me, che non hanno un senso specifico. E stessa cosa vale per questo 17. Ok, vai. Allora, danni, ho visto bei danni. Ora questo shooter a stelle basse, quindi poi proveremo altri game. Ho visto bei danni anche su Trunks blu, quindi le percentuali non mi hanno deluso. Però, ve l'ho detto,
È sempre quello il problema. Ormai i personaggi che escono con solo danni nel meta ci fai poco. Pranks esplodi. Perfetto, e allora questo è GG. Ok, possiamo testare un pochino meglio, siamo contro Monopurple, con le varie Zenkai Bench, belli stellati. Ora possiamo testare veramente i danni di questo 17. Allora, cominciamo andando in combo, ottimo. Va bene, ha fatto già tutti gli switch. Peccato non avere una speciale in mano. Poi, pure sta cosa, devo levare 17 del torneo del potere da leader, che va a perdere le Z-Ability delle Girl. Quindi anche lui un pochino più nerfato, non è proprio una cosa fantastica, eh? Considerando che questo 17 lo portate praticamente in tutti i matchup, non ce ne sta uno dove non lo portate, intendo quello giallo. Ok, cominciamo con un po' di strike, sono anche buffate dalla green. Ok, vabbè, questa la tanchiamo. Abbiamo la special in mano. Ok. No, ho sbagliato. Sbagliato. Dovevo tirare la main, così prendevo i buff sulla special e questo era morto. Invece così è rimasto in vita. E comunque si sentono i danni, eh? Differenti da già dallo showcase di ieri, dove comunque aveva Z-ability migliori. Il nostro caro 17. Ok, perfetto. Allora io qui farei... Mamma mia. Drop della cover ottima. Main, strike, strike, special, così non rientra Vegeta e vediamo se ce l'ammazza. Assolutamente no. Ok, sì vabbè, danni che super giù ci stanno. Cioè non mi fanno schifo, ma non sono nemmeno così pazzi. E... devi fare solo quelli, 17. Rimane solo il Vegetozzo qui. Vediamo se riusciamo a dare gli ultimi colpi ai Blue Boys. Con il nostro 17 red. A 21 praticamente squagliata con una carta. Ok. Ce la facciamo ad ammazzarlo lui con due strike più special? 17. Ti prego. Ok, GG. Ok, siamo contro il nostro caro Loe. E come vi dicevo, questo ragazzo non ha portato Frieza Full Power. Se non giocate 17 red, ve lo porteranno sempre contro. Sarà un bel doppio giallo fisso. Poi, Loe in questo momento ha Endurance più Revive. E io non ho modo per mettere pressione su nulla, su nessuna delle due. Mamma mia, che brutta sta cosa. E il game durerà un secolo. Già vi avverto, durerà un secolo. Allora, per fortuna che ha portato sto Podza, ma perché ha voluto counterare tutti i colori, tranne la 18 green, però cioè, boh, Podza non l'avrei portato ugualmente, non ha molto senso, anche perché poi contro non Saiyan quel personaggio fa un po' pena. Allora, tiriamo sta special, può entrare FPF? Sì, ok, sono un po' sprecato la main. 21 qua ci servirà per mettere i debuff sull'Alter Restore. Affesa full power Zenkai, 9-9-2. E rendiamo in combo. Allora io tiro entrambe le verdi, tanto ci pesca la carta, ci ridà il key, magari alla ricerca di una, di una carta rossa. E invece mi escono 3 blast, ottimo. Non posso tirare Rising Rush per via di Frieza. E allora dai, facciamo così. Ok, non posso rischiare. Devo mettere la 18, questa è lenta mi sa, sì. Ok, revive andato. L'endurance ancora ci sta, non posso contestarla, quindi quella ci rimane ancora per un bel po'. Almeno il revive qui è volato, la strike in mid magica. La magica strike in mid. E rendiamo in combo.
Ve l'ho detto, ci metterò un po' a finire sto game. A prescindere dall'esito, dura sempre una caterba di tempo sto matchup. Allora, qui abbiamo cover 60% di damage reduction contro colore di vantaggio, ti prego. Va bene, quando sta subendo danni. Diciamo che quando entra in cover comunque il suo, difensivamente parlando, lo fa. Ok. No, non è morto per il colore neutro. Ha pure rischiato. Ok. Qui è stato bravo. Eh sì, anche Rising Rush. Allora, 21, è stato bello conoscerti. Dai i buff ai nostri amici. Ok, buonasera. Adesso devo assolutamente rientrare in combo. Allora, sta special l'ho tirata prima io, quindi non può. Ok. Vabbè, ha fatto bei danni. Questa te la schivo e magari entriamo anche in combo, sì. Andiamo. Ecco, per forza le blast. Di blast non picchia nemmeno troppo. Allora. Per fortuna ho ancora due colori di vantaggio per gestirmela. In questo caso metteremo 18 per tankare Freeza Revive. Sto Pozza deve morire però. Se non ho i colori di vantaggio, ok, muori. Se ce la gestiamo, abbiamo anche il Rising Rush, questa è praticamente vinta. Sì, questa è anche PV. Posso far entrare 17, vediamo un pochino i danni. Ok. Ok, diciamo che va bene. Forse mi aspettavo un po' di più visto che non è in cover. Ok. Dai, va bene, va bene. Questo è esploso, rimane solo Freeza full power. Vabbè, sto game è finito, a meno che non mi tiri Rising Rush su 17. Poi tipo rientra in combo due volte sulla 18, ma tipo impossibile. Ok, 17. Vabbè, ora ne parlerò meglio nell'outro. Comunque, personaggio carino, carino, ha qualche danno interessante, ma niente di eccezionale. Diciamo Zenkai decente, ma che non dà chissà cosa alla lineup, mettiamola così, perché è sempre la solita solfa alla fine. Danni sì, ma zero utility e vabbè, poi questa è anche una sinergia che fa veramente pietà. Ma ne parliamo meglio adesso, GG. Ok ragazzi, lo showcase termina qui. 17 Zenkai, non è poi così malvagio. Ha parecchi danni nel kit, ma finisce lì. È il problema di tutti i droids free to play che stanno rilasciando. Hanno buoni danni, ma zero utility e poca sinergia. Tra le unità più recenti, salvo solo 18 Green, che anche lei comunque non è chissà cosa, un buon personaggio per coprire lo spot verde. Questa unit rientra nella lineup droids, allora lui è sicuramente buono contro lui, perché senza se no vi porteranno doppio Yell e vi assicuro che affrontare quella lineup con gli androidi è davvero un suicidio. Però ragazzi, se non portate questo 17 perdete un'intera Z-Ability che fa anche pena e potreste sostituirlo tranquillamente con una buona Zenkai Bench. Personalmente parlando, continuerò a giocare droids senza di lui, anche perché sono sicuro che se riceveranno un buff tra poco, il primo a saltare sarà proprio il colore rosso. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.